Ok, cos'è successo? Perché sono sparito per una settimana da YouTube? Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video mattutino. Qualcuno mi ha mandato qualche mail e qualche messaggio perché in questo periodo io ho sempre pubblicato un video praticamente al giorno di vlog di contenuti, ma qualcuno ha notato che da una settimana circa non compaio più da nessuna parte, non ho più nessun video pubblicato, storie pubblicate, eccetera eccetera eccetera. Allora, non è stata una mia volontà, non l'ho fatto di mia iniziativa, ma diciamo forzato dagli eventi che sono accaduti, ovvero esattamente una settimana fa YouTube, che chiameremo d'ora in poi YT, mi ha bloccato il canale per un avviso che mi ha mandato in merito a una grave violazione del canale con un mio video. Prima con uno, poi con un altro. Sono due video in realtà, perché è parte 1 e parte 2. Entrambi parlavano della stessa cosa, ma erano due video differenti, perché uno si parlava in modo molto generico delle app contenute all'interno di questo dispositivo, di cui adesso vi dirò, e nell'altro invece si faceva un po' un approfondimento un po' più spinto per utilizzare un'app di terza parte per poter eventualmente sfruttare questo dispositivo in un altro modo. Parliamo della Amazon Fire Stick TV. I due video erano dedicati a lei, interamente dedicati a lei, in quanto mi ero accorto che non esistevano dei tutorial fatti, diciamo, come avrei voluto vederli io, quindi molto semplici, molto facili, molto immediati, poche parole, ma subito per arrivare al concetto base dell'uso della nostra Amazon Fire Stick. Così al mese di aprile di quest'anno io ho fatto questi due video. Era lunghissimo, all'inizio era un video, ma era enorme, e allora alla fine ho deciso di spaccarlo in due, di dividerlo in due pezzi e di affrontare la parte 1 e la parte 2 in modo completamente diverso. Nella prima parte parlavo della chiavetta, facevo vedere l'unboxing, l'apertura, come collegarla, come installarla, come partire nella sua prima configurazione, settare vari parametri a seconda del dispositivo, televisore o monitor che volevamo collegare, e poi come scaricare o installare o configurare le app già integrate nella nostra Fire Stick, quale per esempio Netflix, la stessa Amazon Prime TV, DAZN, Mediaset, la 7, cioè tutte app che già esistono nello store, che ci permettono di sfruttare la chiavetta per vedere i canali della TV senza utilizzare a questo punto un televisore con l'antenna. Allora, mi ero fatto un po' di domande prima di iniziare a pensare a quel video. Ho cercato anche in rete, prima di cimentarmi prima nella bozza e poi nella realizzazione del video, per capire quanto quel tipo di procedimento fosse concesso, e non ho trovato nulla, assolutamente nulla in rete che vietasse questo tipo di cosa. Perché? Perché il pagare il canone televisivo della RAI, che è l'unica cosa che paghiamo fisso, extra praticamente i canali dei canali a pagamento, tipo appunto Netflix, Prime, eccetera, lo paghiamo tutti, perché è obbligatorio, è all'interno della bolletta della luce. Non c'è modo di non pagarlo, perché nel momento che tu paghi la luce per un'abitazione paghi anche quello. E se uno solo prova a dire ma io non ho televisore, non ho l'antenna, non ho niente, la risposta del garante è che, avendo un dispositivo elettronico che supporta la visualizzazione delle immagini o la ricezione di canali in streaming, importante questa cosa, la ricezione dei canali in streaming,
quindi smartphone, PC, tablet, qualunque tipo di dispositivo elettronico, noi siamo tenuti a pagare il canone. Ma partendo dal presupposto di questa cosa, allora mi sono detto, perfetto, non c'è nulla di illegale nel usare un dispositivo che viene venduto, ovvero la Fire Stick, nel far vedere come si configura, nel far vedere come si usano le app già sue, dove nel video specificavo occorre un abbonamento con un utente registrato e con un profilo pagato, quindi Netflix a pagamento, Dazn a pagamento, Prime a pagamento, Mediaset per quello che sono i canali premium a pagamento, eccetera 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 eccetera. Quindi, partendo da questo presupposto, ho realizzato la prima parte del video, dove non parlavo assolutamente di tutto quello che veniva dopo. Nella seconda parte del video, invece, andavo ad analizzare in modo più spinto, come ho appunto detto, come poter configurare la chiavetta per vedere il DVB-T2. Quindi, scaricare un software, di cui adesso non parlo, non nomino, perché molto probabilmente è quello il problema, che poi, ripeto, non capisco perché il problema è un software, è gratuito, è open source, è un contenitore che ci permette di visualizzare sul nostro dispositivo su cui viene installato qualunque tipo di video, che può essere un nostro filmato, può essere la recita dei nostri figli a scuola, può essere le immagini, le foto e i video delle nostre vacanze, può essere un video, un film scaricato legalmente dalla rete, come purtroppo può essere anche utilizzato illegalmente. Attenzione, è come condannare l'acquisto di un coltello per tagliare la carne e mangiare la sera a tavola, perché un coltello potrebbe essere usato per una rapina e quindi condannare e vietare l'uso del coltello. Cioè, se mi blocchi l'uso di un software gratuito open source che è legale, ok? Quindi, partendo anche da quest'altro presupposto, ho detto perfetto, ora facciamo il nostro video su quel programma, su come configurarlo in tre passi per poter vedere a questo punto tutti i canali del DVB-T2 gratuiti, integrati in quella che è l'offerta standard dei nostri dispositivi con antenna, ok? Specificando nel video e in tutto il tutorial che è stato fatto che non serviva quel tipo di approccio e di tutorial per vedere ciò che non era legale vedere senza utente abbonamento pagato. A questo punto mi sono spinto un po' più in là, ho controllato che non ci fossero informazioni in rete che davano anche solo il sospetto che un'opera di quel tipo potesse contravvenire a qualche regola, a qualche cosa. L'errore mio è stato non guardare tutto l'elenco delle norme della community di YouTube, ok? Prendete questa cosa come presupposto. Controllo, verifico, allora l'unica nube qui, però non è ancora chiaro e non mi è ancora chiaro se è possibile o non possibile, è l'uso di liste, come viene denominato, di IPTV, quindi di TV a pagamento over IP, quindi non etere ma su LAN, quindi su rete di internet e non antenna, tanto per intenderci, che possa essere normale o digitale, l'uso di queste liste IPTV collegate a un'applicazione. Io sono andato a cercare tutto quello che era parte normativa per vedere dove fosse il blocco di questo tipo di cose, ma accidenti, non sono riuscito a trovare veramente nulla. L'unica cosa di cui sempre si ritorna bomba come riferimento è
voce dove dice: tutto l'utilizzo di canali televisivi in streaming a pagamento tramite l'uso di liste IPTV o simili. Al che io sempre mi sono detto: ma non Rai 1, Rai 2, Rai 3, canale 5, Italia 1, Rete 4, tanto per fare un esempio di alcuni canali, non sono a pagamento. Uno vive di vita propria per quello che è la pubblicità, i suoi canali premium a pagamento lasciamoli perdere, non è questo il concetto che dobbiamo analizzare. Idem la Rai, pago il canone TV. I canali sono comunque on air senza alcun tipo di problemi e quindi va bene. Faccio la seconda parte del video, li pubblico entrambi, come ho detto, al mese di marzo, primi di marzo, fino a quando non è stato bloccato la pubblicazione sul canale, questo una settimana fa, come vi ho detto. Entrambi i video stavano facendo, erano arrivati in quel momento a 19.900, quasi 20.000 visualizzazioni, con all'incirca 851, 540 l'altro commenti sotto il video e infinità di mi piace. C'era stato anche qualcuno che aveva commentato che il video si vede male, è vero, avevano ragione, e qualcun altro invece aveva detto: perfetto, finalmente sono riuscito a fare questa cosa. I commenti erano tantissimi, la maggioranza positivi. Qualcuno mi chiedeva: ma come faccio a vedere quelli a pagamento? E lì ripetevo: attenzione, non è questo il canale, non è questo il video, dovete andare dall'altra parte. Io non farò mai vedere queste cose, perché il mio canale tratta solo argomenti di carattere, chiamiamolo hacking etico, ma comunque non illegale. Una settimana fa è arrivato il primo, chiamiamolo strike, il primo avviso riguardante la seconda parte. Allora, la seconda parte era quello che vi dicevo, c'era l'analisi di questa cosa, di questo software, cosa configurare, bla 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 bla. Rimango un attimo sconvolto perché il video viene immediatamente cancellato, non bloccato, è cancellato dal canale per gravi violazioni delle norme della community. Vado a leggermi tutte le norme della community, rintraccio il punto dove viene fatto riferimento. Attenzione, perché quando arrivano queste cose è molto generico, molto generico. Ti dicono che con la violazione della community per bla bla, punto. Cioè non è che ti dicono cosa, come, quando, dove e perché, a quale punto. Questa è la motivazione. Allora vado a leggere bla 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 bla, verifico nella dicitura che interessava a quel punto il blocco e la cancellazione di quel video, e mi chiedo perché non c'era assolutamente presupposto per poter dire: ok, è contro le regole, quindi lo cancello. Faccio ricorso, dopo neanche un minuto mi arriva la risposta che il ricorso è stato rifiutato e il video viene cancellato, punto. Mi incavolo come una faina, infatti c'è un video che ho lasciato come short, che dopo volevo andare avanti a farlo, ma mi hanno consigliato di non farlo perché ero veramente troppo incavolato in quel momento, e avevano ragione. Vabbè, accetto la cosa, controllo l'altra parte del video, se per puro caso non ci potesse essere all'interno ancora un qualcosa che, e tranne aver nominato che sarebbe uscita la seconda parte del video, dove avrei fatto vedere il video di come integrare il software con il programma X, non c'era in quello, anzi si faceva vedere proprio le app integrate alla chiavetta, quindi quello che vediamo tutti se compriamo una chiavetta e ce la colleghiamo praticamente alla nostra TV. Ma a distanza di, penso, 3 giorni, forse 3 giorni, mi arriva il secondo strike con il secondo avviso, dove in pratica mi dicono che anche quell'altro video veniva cancellato dal canale. Che riprendo il video, lo riguardo tutto, ricontrollo le norme della community, eccetera eccetera, rifaccio ricorso. Anzi, prima no, prima sono entrato in chat, ne ho fatte 3 a distanza di un giorno dall'altro, perché volevo essere sicuro di quello che mi rispondevano i ragazzi del YouTube. Mi hanno risposto purtroppo tutti allo stesso modo, che alla fine ho fatto ricorso.
faccio ricorso e dopo neanche 3 minuti mi è arrivato anche lì il rifiuto del ricorso e la conferma che quel video sarebbe stato cancellato, tolto. Bye bye, ciao ciao. E lì mi imbestialisco ancora di più. Verifico ancora, vado a prendere l'ora, me ne verifico ancora, niente. L'unico punto era sempre quello dove si parlava di IPTV a pagamento, ma la cosa simpatica è che non avevo notato una volta prima, nel malloppone della regola, di quel tipo di violazione, dove YouTube dice, e qui ve lo riporto, che è praticamente vietato fare quella cosa in un video, ma anche in link collegati, in canali collegati, in siti web, blog o post collegati, dove si cita altre cose e dove si pubblicano link o, che ne so, link di download di programmi o cose del genere, inerenti cose che potrebbero violare le norme della community. E in più, in fondo, viene aggiunto che questo elenco non è esaustivo, perché potrebbe essere integrato oppure essere collegato ad altre violazioni. Ma questa cosa mi ha lasciato a bocca aperta. Vi spiego perché. Hanno scritto una regola pazzesca, in un modo pazzesco, dove è come se io facessi una legge dove dico che è vietato fare pubblicità a, che ne so, parliamo sempre dell'esempio del coltello. Allora, è vietato che io faccia pubblicità? No, perdonatemi, è vietato che io parli di coltelli facendo vedere che lo uso per, faccio un esempio, fare una rapina o accoltellare, ok? Ma mettere un link dove rimando su un altro sito, dove faccio vedere come per esempio andare a comprare un coltello, siccome se io compro il coltello potrei successivamente andare a fare una rapina, io non posso neanche far vedere il coltello dall'altra parte. In pratica, con questa regola, io non posso avere un sito web personale o pubblicare un video sul mio canale personale e poi citare, per esempio, su YouTube di andare a vedere il video sul mio canale. Perché nel momento che io faccio questa cosa, vado contro a quella regola. E questa è la cosa più assurda in assoluto. Ma tu YouTube ti vuoi preservare, non vuoi che io pubblico quel tipo di contenuto perché tu ritieni che possa essere pericoloso per qualche motivo che non so nemmeno io, perché ripeto, non credo di essere andato contro nessuna regola, ma vabbè, fa niente, ormai è andata. Ma non posso neanche dire, ragazzi, qui di questa cosa qui non ne posso parlare, andate di là. Sono preso io il rischio a questo punto di quel tipo di dichiarazione. Sono io che sto dicendo, sto andando di là, vado di là, andate di là. Perché tu mi devi bloccare quel video? Che non c'entra niente, non sto parlando di quello. Sto parlando di alberi e ti dico, dovrai vedere quel video che ho parlato di questo coltello. E mi blocchi il video. E quindi niente, quindi una settimana di blocco. In questa settimana sono rimasto completamente fermo nel front, quindi nella pubblicazione, ma in realtà ho fatto già un'infinità di video. Mi è servita per dedicare il tempo ad assemblare, mettere insieme un po' di contenuti che avevo messo da parte, che non riuscivo a fare perché con
la spinta di dover fare un video al giorno, beh, alla fine diventava difficile fare un video e montare un altro, fare un video e montare un altro, fare un video e montare un altro, diventava davvero complicato. E quindi adesso mi sono portato avanti, ne ho preparati già un po', domani cominceremo a pubblicarne uno dietro l'altro, quindi avrò un po' di tempo più di tranquillità per poter fare altro, intanto per cercare di capire anche perché non voglio abbandonare quel progetto, ovvero tutta la serie di contenuti inerenti alla nostra Fire Stick, perché davvero è uno strumento talmente potente, talmente facile da usare per tutti, che ci può dare la possibilità davvero di risolvere in qualunque posto del mondo, perché tanti commenti mi sono arrivati anche dall'estero di persone italiane che non riuscivano a guardare i canali televisivi italiani e con questo sistema finalmente ce l'hanno fatta. Ma vi ripeto, perché è legale, non era assolutamente una cosa illegale, però vi ripeto, a monte di questa cosa adesso lo affronteremo, vedremo bene, cercherò di capire come poterlo strutturare, perché se guardate in rete ce ne sono molti altri di video fatti così, in alcuni parlano anche dei canali a pagamento, quindi non so perché, forse il mio è finito nel trituratore viste le grandi visualizzazioni che stava avendo. Il mio canale comunque non è un canale che ha tantissime views per tutti i video, in quel caso quello aveva avuto una grossa, quei due video avevano avuto un grosso impatto, quindi hanno avuto un'impennata, forse questa impennata è stata subito notata dal motore di YouTube, quindi segnalato a loro per poter controllarlo prima che ci fosse qualcosa di irregolare, e qualcuno avrà pensato che ce n'era, che c'era, vabbè, però ripeto, non, in questo momento non ci voglio più pensare. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento, vi invito a seguirmi ancora, di cliccare sul canale e di iscrivervi al mio canale così da non perdere altri contenuti, e guardate il mio sito ogni tanto, perché qualcosa la pubblicherò anche lì quando mi accorgerò magari che non è possibile fare un video specifico, magari non ne parlerò su YouTube, ma lo metterò direttamente sul canale, quindi guardate ogni tanto nel mio canale amnesis.org, perché lì pubblicherò un po' di tutto. Per adesso vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.